Ciao cuccioli! Sempre felice di vedere il mio faccione sul vostro schermo, che sia un telefono, un computer, ma che meraviglia! Allora, sono qui con la mia Peugeot 208, qua ci sono i bagagli, perché sì, devo partire per il Sudafrica. E sì, esatto, in Sudafrica per lavoro. Benvenuti in un altro viaggio di lavoro. La preparazione è stata non troppa, perché il più si fa quando si arriva a destinazione, ma ora vi lascio al viaggio, perché io non me lo sono goduto, quindi godetelo almeno voi. Sono le più o meno 3:30 di notte, abbiamo il volo alle 6 da Bologna per fare poi uno scalo da Amsterdam e andare a Johannesburg, quindi la sveglia era abbastanza presto. Sono andato a letto abbastanza tardi, ho dormito 2 orette, tanto ho tipo 15 ore di volo totale, quindi avrò tempo per dormire comunque. Vi chiederete, cosa ho sulle labbra? Non è sburra, ma è crema per l'herpes, perché sono molto stressato. Devo essere il più bello del mondo. Cioè, proprio non capisco, non riesco a capitarmi come io non possa essere il più bello del mondo, perlomeno di Reggio Emilia. Cioè, almeno un certificato potrebbero darmelo, però a quanto pare non me lo merito. Comunque, adesso arriverà il mio collega, andiamo a Bologna, ci vediamo lì e vi fate il viaggio con me. Sarà duro, perché 10 ore di aereo non le ho mai fatte, secondo me, ragazzi, non ho scaricato abbastanza film su Netflix. Il mio viaggio in Sudafrica è finito prima di partire, non mi fanno imbarcare. Non mi fanno imbarcare perché serve un tampone, siccome io ho solamente una dose e 2 guarigioni. Quindi adesso andrò in biglietteria, sentirò per i biglietti e mi sposteranno il volo, perché non mi fanno imbarcare, ragazzi, quindi non parto per il Sudafrica. Almeno oggi non parto per il Sudafrica. Fantastico. Quindi ora la situazione è questa, ovvero sono fermo a fare colazione, dovrei avere un volo alle 6, quindi adesso andrò a fare il tampone, siccome serve effettivamente il tampone, nessuno me lo aveva detto, quindi non potevo saperlo. Dunque alle 8 mi andrò a tamponare e dopodiché alle 6 ci dovrebbe essere un altro volo che va a Parigi per poi andare a Johannesburg. Allora, aggiornamento delle 9 e un quarto, ho fatto i biglietti nuovi, riparto alle 18, sempre da Bologna, questa volta quindi vado a Parigi, sono distrutto. E ora bisogna capire cosa posso fare, perché chiaramente sono le 9 e un quarto e l'imbarco è alle 18, quindi io cosa faccio per quasi 9 ore? Allora, oggi, come ha detto appunto il grande pasticcere pieno di felici, il piatto che andremo a fare è la carbonara. Comunque è simpatico il fatto che adesso ho preso un hotel a Bologna, ok, per andare a riposarmi un attimo, e c'è un ragazzo, una fila, vi giuro, allucinante per i taxi, quando basta prendere un Uber. Cioè, un Uber si risparmia mezz'ora di fila per un taxi. Ci vorrebbe un tutorial, forse potrei andare a fare un tutorial. Volete un tutorial, ragazzi? Allora, per farvi capire, sono in hotel adesso. Secondo me tra tipo una... Adesso dormirò qualche ora e dopodiché prenderò un Uber, tornerò in aeroporto e prenderò questo benedetto volo per arrivare a Johannesburg domani alle 10. Giusto un po' di gente ai gate. Là. Comunque, per chi prende per le prime volte un aereo. E sì, se lo stavate chiedendo, sono arrivato alla Charles de Gaulle di Parigi. Sono arrivato, ce l'ho fatta. In ambito internazionale, mi raccomando, se siete da soli o comunque anche se siete in gruppo, cercate bene tutte le normative Covid, siccome adesso sono la cosa che rompono più le palle. Vi dico, io ho perso il volo, cioè non ho perso il volo, non mi hanno fatto imbarcare questa mattina appunto perché avevo dei problemi a livello di certificazione con il Covid, che ormai secondo me è anche ora di accantonare, perché veramente non se ne può più. Quindi ora mi fa una bella lettera rinforzante. Non devo neanche ritirare i bagagli, perché quando fai scali il bagaglio va direttamente al check-in del volo successivo. Quindi adesso il mio bagaglio appunto è già stato passato, è già pronto per partire a Johannesburg, vecchio. E adesso mi fa una bella hit, vado al gate, fumo un'altra hit, fumo un'altra hit, fumo un'altra hit, vado a Johannesburg per fumare un'altra hit. No, scherzo. Vado al gate, mangio, mi fa un'altra hit. Comunque questo aeroporto è veramente gigantesco. Da soli si fa fatica quando si arriva, secondo me, proprio per prendere un aereo.
se sono le prime volte. Io devo semplicemente fare uno scalo, quindi è molto semplice. C'è scritto già il terminal sulla carta d'imbarco, molto semplice. E però è veramente grosso. Che schifo la Francia, il tempo fa schifo, c'è già freddo, spiovigino, una merda. La Francia fa veramente schifo. Comunque, essendo un aeroporto grosso, consiglio che vi do, andate prima ai gate, prima di perdere tempo, perché altrimenti c'è il caso che fate dei ritardi e non è il massimo, eh. Cioè, è talmente grosso che per farvi capire, per arrivare a una porta di gate di un'altra, ragazzi, bisogna prendere il trenino. Poi questo è il motivo per cui vi dico non perdete tempo, perché sono delle file, cioè, fototoniche, ok? Cioè, fototoniche. Allora, sto andando ai gate. Allora, misura che ha passato 4 volte la carta d'imbarco, non passava. Non passava. Tu non puoi passare. Anche se la porta era questa, la L22, che è quella del mio volo, è questa qui. Mi scappava la cacca. Già mi scappa la cacca, ecco, esatto, già mi scappa. Mi sta per cagare addosso. Molto fighi questi gate. Allora, adesso vado a Starbucks, anche se mi fa cagare. Ci vado perché fa figo, no? Starbucks. Posso fare il figo, andare da Starbucks e dire a coffee with my name? Posso o non posso? Sì che posso, perché io posso fare quello che voglio. Allora, sincero, sta roba assurda. Guarda che spettacolo. Non lo sapevo minimamente. Ora metterò in bocca tutti i controller, così nessuno potrà mai giocarci. Non so il motivo della scooter di un gatto, sinceramente. Non lo so. Gatto, miau miau. Non lo so. Comunque la signora è incazzatissima, cazzo. Incazzata. Non so come ci si approccia a un viaggio di 10 ore, quindi ho preso tutto il negozio. L'ho preso a mangiare per 6 mesi. Cioè, non dovrei patire la fame per 10 ore, secondo me. Questa è la parte di business. Noi chiaramente siamo qui. Un suo. Allora, il mio primo Boeing. Chiaramente l'aereo è molto grosso rispetto a quelli che parlano di solito. E il mio posto è proprio lui, il 40C, con anche lo schermo. Allora, sono sull'aereo veramente grosso. E ho tutto bello. Vado in cuscinetto. Dormirò, sono 10 ore di viaggio, quindi dormirò, guarderò un po' di film, siccome c'è anche il tablet attaccato direttamente sul sedile che ho di fronte a me. Ora vi faccio vedere. Quindi tablettino con i film, ce ne spariamo qualcuno sicuramente d'azione. Dunque, adesso comincia il volo, ci sentiamo più o meno a metà, quindi tra 5 ore aggiornamento della situazione attuale del volo, vediamo. Approximately 10 hours later. Stiamo per atterrare. Sono demolito, ragazzi, ho dormito un cazzo, sono morto. 9:30, siamo arrivati adesso. Viaggio intenso, 10 ore, sono veramente pese. Cazzo, sono pese. Guardo Spider-Man No Way Home e poi il resto cazzeggiato perché non riuscivo a dormire. Sono ufficialmente a Johannesburg. Ho le gambe atrofizzate e poi mi scappa una cacca, ragazzi, che non avete idea, perché ho dormito tipo un'ora, in quell'ora mi è venuta la cacca e mi scappa fortissimo, non avete idea. Fate conto che sarò qui un po', quindi il primo pezzo del vlog finisce qui, quindi questo era, diciamo, il video preparazione e tutto il viaggio per arrivare a Johannesburg. Questa è la situazione. Comunque, quando arrivate in Sudafrica vi fanno i controlli tipo di salute, dovete compilare un foglio con tipo i vostri dati, una cosa del genere, dovete fare così tipo. E solo che qua è veramente, c'è un botto di gente, c'erano tipo 600 persone, infatti è assurdo. Siamo arrivati tipo alle 9:40 e siamo ancora qua, e sono giusto, non sapete che ore sono, sono tipo le, non lo so, però sono dopo le 10, sicuramente sono le 10 qualcosa. Quindi andare a prendere le valigie, pensavo fosse più veloce, in realtà no, non è così veloce. Direi che il vlog si può chiudere così, finalmente in bagno. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo vlog, tanto qua le avventure saranno tantissime.